Ancora Cusmano che avanza in posizione 2. Prova la conclusione del gol, 1-0 per il Messina, gol di Cusmano da posizione 2. Muove il pallone Murianticchi esterno, posizione 2 finta, e il gol del pareggio per Basile dei Murianticchi. Prova a girare il pallone Murianticchi, che riescono a servire il centro, che prova la rovesciata, e bel gol del giocatore dei Murianticchi, il numero, scusate ma non riusciamo a vedere, e c'è un'espulsione sul centro, palla direttamente al centro per Eskert ed è il gol dello straniero del Messina che pareggia col portiere dei Murianticchi. C'è un contropiede solo davanti a Spampinato, l'attaccante dei Murianticchi, prova la conclusione ed è rete. Ed è parata di Spampinato che mantiene. Cam ancora il Vittorioso, ma c'è Eskert che si conquista il fallo al centro, servito subito da Vittorioso, e il gol del Messina che accorcia le distanze 5-3. No, entrata da 4 e si ora esposizione in posizione 4-2, ancora il Mancino che si accentra molto vicino al portiere, risale il palo che era entrato e viene sorpreso. Ancora Cama, Vittorioso, rotazione del Messina, risale ancora palla a 4, risale il Mancino da posizione 1 che riceve, proverà probabilmente la conclusione ed è il gol di Cusmano che accorcia le distanze. Palla su un'entrata da 2 del Catania che riesce a mettersi davanti al all'avversario e riesce a fare gol. E c'è la rete di Cusmano sul rigore per il Messina, però riesce a servire in entrata il compagno che però subisce un fallo semplice. Ancora il Messina con Vittorioso ed è il gol di Vittorioso che accorcia le distanze sul 7-6. E c'è la parata di Spampinato sul rigore del Catania, recupera palla Vittorioso, ancora Spampinato e riparte il Messina. Il rigore, e questa volta riesce a segnare il Catania che si riporta di nuovo a 2 lunghezze sopra il Messina. Palla Cusmano e c'è un'espulsione sull'entrata da 5 di Vittorioso che conquista un'espulsione, e ora Cusmano che tira subito e va alla rete. Palla Vittorioso ma è un po' lunga, 10 secondi alla fine, ancora palla 1 per il Messina, Eskert. E c'è il pareggio di Eskert sull'8-8. Con una superiorità 4-3 probabilmente servirà al centro esterno. Eccolo qui la palla, finta e tiro, e c'è il gol per il Catania che porta sul 9-8. Palla persa del Messina in attacco e contropiede 4-3 ben orchestrato dai Murianticchi che riescono a passare in vantaggio. Quando mancano Cusmano che andrà probabilmente a questo punto alla conclusione, mancano pochi secondi, no, palla 1 che prova un improbabile passaggio sui 2 metri, recupera il Catania che vince la partita per 9-8.